Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video. Per chi volesse informazioni sui video passati sul copyright, c'è un bellissimo video di GGX che spiega come funzionano, ve lo linkerò qui sotto. Vorrei consigliarvi un canale, si chiama Nerdzone, che in questi giorni ho trovato utilissimo per fare screenshot di alcuni commenti. Vi consiglia bellissime cose di tecnologia. Non credo sia vegano, quindi dovrei garantirvi un canale Doav e quindi seguitelo. Matteo Floyd, credo che si chiami. Comunque Nerdzone è il canale. Di cosa parliamo oggi? L'avete già letto, la cucina italiana fa schifo. Beh, ok, non la penso così ovviamente, però è un titolo per attirare a voi polletti e nabbi che in questi giorni avete insultato. Vedetevi anche questo, già che ci state, penso che molti neanche hanno aperto i video precedentemente. E parliamo della cucina italiana. Molti ritengono che la cucina italiana sia la migliore al mondo. Non solo io non penso che sia così, io dico che non è così. E non lo dico solo io. Lascerò stare però la critica della culinaria. Ci sono riviste, se le leggete, libri, di tutto che vi possono dire questa cosa. Diciamo che per la critica la migliore è l'asiatica, per alcune ragioni che non starò a dire. Vi voglio dire invece quello che penso io. Penso che non ci sia una cucina migliore al mondo, tantomeno quella italiana. Ogni cucina ha le sue particolarità, però molta gente patriottistica, la cucina italiana è la migliore al mondo, la pasta da noi si può fare in 10.000 modi diversi, eccetera, eccetera. Allora, la migliore in che senso? Definiamo migliore. Migliore nella qualità, migliore nella varietà, migliore in qualche altra caratteristica, migliore in tutto, forse il migliore è quello che veramente ha picchi in tutto. Io ritengo che in molti paesi ci siano delle particolarità che l'Italia non ha, e l'Italia alcune particolarità che gli altri stati non hanno. Farò degli esempi. Anche il modo di mangiare una cosa, anche l'atmosfera. Diciamo che l'Italia vede il cibo e la cucina come un modo per riunirsi intorno a un tavolo e parlare, ok? È la convivialità. Per la Spagna è l'andare in giro a spizzicare tapas, un ritmo più veloce. Per gli inglesi è andare al pub, perché le abitazioni sono piccole e hanno bisogno appunto di luoghi di ritrovo dove poter andare insieme a mangiare e bere e non stare rinchiusi nei loro loculi. New York, America, città enormi, c'è bisogno di mangiare veloce, fast food, cibo da strada, finger food, junk food, tutto quello che volete. Cina, anche qui il non mangiare con le posate, mangiare tutto quanto con le bacchette, per una vecchia tradizione, quindi il cibo ha bisogno di essere preparato, di essere tagliato. Fateci caso, non c'è il coltello nella cucina cinese, soltanto nella cucina si utilizza, perché il taglio deve essere fatto per essere servito dopo. Insomma, ci sono tantissime cose che caratterizzano il modo di mangiare. Per quanto riguarda la cucina in sé per sé, io ritengo che l'italiano non sia la migliore, anche se abbia delle eccellenze. Adesso vi spiego. Per la qualità dei prodotti è risaputo che la Spagna è la migliore, soprattutto l'Andalusia. Cadiz, prima città al mondo per no, Caen, prima città per esportazione al mondo di olio d'oliva e di olive. Jamón de pata negra, il miglior prosciutto crudo al mondo, l'unico prosciutto con grassi in sato, ce l'ho mangiato e fa bene al colesterolo, maialino allevato. Le verdure, la Grecia. Quando ci fu l'invasione dei nazisti, che dovevano nutrire il loro esercito, ovviamente rubavano e prendevano per il loro esercito tutto quello che gli serviva. Allora che facevano i greci? Andavano nelle campagne e cercavano erbe selvatiche. Se voi andate a scoprire davvero la cucina greca, io ci sono stato, è fatta di tantissime verdure che voi qui non avete mai provato. La Cina, se 1 miliardo di persone per mangiare hanno bisogno sì di insetti, ma soprattutto di creare delle pietanze composte da tantissimi ingredienti, troverete 30-40 ingredienti che non conoscete. La Francia è specializzata nelle salse, il Belgio famoso per le sue birre, cucina con quello, gli spezzatini alla birra come carbonade flammade, moules pommes frites con la salsa quella belga. Come ho detto, la Spagna punta tantissimo sulla qualità del singolo prodotto, quindi anche una grossa cucina da cosa, senza parlare appunto vabbè, della cucina asiatica, ho detto di quella giapponese, la più salutare. Sull'isola di Okinawa c'è la più alta percentuale di centenari al mondo per mangiare il pesce crudo, queste cose qui. Non esistono alcune malattie, insomma ci sono tanti tipi di cucina che possono
avere delle caratteristiche nella quale sono i migliori. Perché non si può dire che la cucina italiana è la migliore? Anche se a livello... Ecco, la cucina italiana spicca per una cosa. Ovviamente ha le sue particolarità, buonissime, tipo il prosciutto cotto, che penso che sia tra i più buoni, ma la particolarità vera della cucina italiana per me è il mangiare di qualità a poco prezzo, essendo l'economicità, la velocità, fare un piatto di pasta, andare in un posto, condirla col sugo, il basilico, eccetera, è una cosa convenientissima, cioè è facile cucinare per gli italiani in casa, cioè è più difficile farlo per chi, diciamo, gli spagnoli hanno il riso, però certo non ha la stessa, a parte che non è veloce come la pasta, e diciamo è anche un pochino più limitata nelle varianti. Insomma, vi ho spiegato che per me non esiste una vetta, esiste che ogni stato ha le sue cose, soprattutto anche il più piccolo, anche l'Inghilterra, c'ha salsicce, è nata lì, dello Yorkshire, fish and chips, che non è male, roast beef, filetto alla Wellington. Ma perché molta gente giudica la cucina italiana migliore del mondo, eppure non è mai uscita? Pensa che mangiare straniero in Italia significhi mangiare la cucina di quella nazione. Non è così. Non è così. Quando voi andate al ristorante cinese trovate involti di primavera e riso alla cantonese, perché i cinesi sanno che voi non vi mangereste quello che mangiano davvero loro. Io sono stato a Bangkok in Asia, sono stato in Thailandia, Singapore, Hong Kong, lì si mangia la vera cucina asiatica. Ci sono cose che molti di voi neanche proverebbero, perché quando vedono quelle zuppe, quei noodles, quelle paste, quelle cose preparate, non capiscono cosa c'è dentro, perché saranno almeno 30-40 cose, nessuno se la mangerebbe, e sono buonissime. Quindi le loro cucine qui o negli altri stati sono adattate. Poi c'è qualcuno che dice: sì, ma come non sa fare l'utimbal, non mi cucino in altro modo. Ricordatevi che voi abitate in Italia da quando siete nati, avete provato cucine caserecce nella casa dei vostri amici, dei vostri nonni, vostra mamma, le mamme degli altri, le sagre di paese, avete una cultura approfondita, pensate che sia la più varia del mondo, perché sapete che ci sono 21 regioni, ogni città ha la sua varietà. Ragazzi, la Cina è uguale, la Spagna è uguale, io vi parlo di due su cui sono stato più a contatto, no? E quindi il fatto che voi non conosciate le cucine degli altri automaticamente vi rende inesperti sulla cosa, nel senso: come fai a dire la mia cucina è la migliore del mondo se hai sempre provato la tua, o hai sempre provato approfonditamente solo la tua, sei stato solo in Italia, hai provato solo quello, come lo fai a dire? Non è mangiare al ristorante cinese in Italia che ti dice ho mangiato la cucina cinese, ho mangiato il messicano in Italia che ho mangiato la cucina cinese. Tu sei mai stato anche in vacanza in Spagna in casa di una vecchietta che ti prepara a mangiare? In Turchia sei capitato per sbaglio in una casa dove la famiglia ti ha accolto e ti ha dato a mangiare quello che mangiavano loro? No, siete sempre andati nei ristoranti probabilmente turistici. Io ti parlo per la maggior parte, ovvio che non sia sempre così. Quindi ragazzi, basta con la storia che la cucina italiana è la migliore al mondo, perché non solo non lo è per me, ma non lo è oggettivamente, e soprattutto, anche se non lo fosse oggettivamente, voi non lo potete dire. Esplorate, viaggiate, scoprite e poi potete giudicare. Cagnacci, era tutto. Argomento che spero sia passato molto in sordina, era per abbassare un po' il livello di attenzione, perché si sta esagerando. Penso che questo video non crei troppe polemiche. Certo, il titolo da per i nabbi potrebbe crearne, ma spero di no. E questo penso che sia uno degli argomenti che volevo trattare. Prossimamente vedremo. Ci sentiamo, cagnacci.